E andiamo! Che vi avevo detto che era tutto tranne che una trasferta semplice, un campo ostico contro una squadra giovane, ma soprattutto una squadra che corre e gioca a calcio. Un bel Frosinone al primo tempo che ci ha messo le corde. È vero che ci abbiamo messo tanto del nostro, perché ci abbiamo messo tanto del nostro per fare un brutto primo tempo, ma pure bravi loro che hanno giocato intensi, ci venivano a prendere alti su ogni portatore del pallone. Ma nonostante tutto, chi te la fa portare dalla tua parte? Chi ce la sblocca la partita? Colui che è stato fischiato dal primo fino a quando non è uscito al secondo tempo, Jusen, con una giocata da campione. Quel ragazzo diventerà un campione perché è stato proprio travolto, seppellito dei fischi. Pastoria, no, che doveva tu, ero tutto fatto col Frosinone, doveva andare col Frosinone, no, ma alla fine ha scelto a Roma e ci vedi poi se ci sta pure la pezza per dire. E comunque niente ha risposto ai fischi, nonostante ha fatto determinati errori, perché un po' le ha accusati, ha fatto la giocata del campione, partito dalla difesa, è arrivato al limite della metà, sì, al limite dell'area di rigore loro, scusate, gran destro a giro, Turati un po' fa niente, Roma in vantaggio nel momento più difficile. Bello, si passa anche attraverso questi campi e queste partite. È vero, c'è tanto da migliorare, perché l'approccio, io vi dico pure che pure il centrocampo del primo tempo, per come è stato messo, diciamo che te sei pure un po' consegnato al Frosinone, un po' troppo leggerini, vi dico la verità, per come l'ho vista io. Però nel contempo te sei difeso da squadra, hai sofferto, hanno avuto 2-3 occasioni importanti, ma lo vogliamo dire? Ma lo possiamo dire? Oh, l'ha capito, Daniele l'ha capito, che in porta ci avevamo un problema che ci poteva costare tanti punti, compresi oggi, perché una differenza su tutte, chi te la fa? Proprio lui, Mile Svilar, un portiere che non c'ha il postic sui piedi, che sta, capito, un collato sulla riga di porta, prende e esce, sulle punizioni, vabbè, su tutti i calci piazzati a squadra avversaria per Frosinone, i calci d'angoli, esce e non c'ha paura. Finalmente l'ha capito, ha estirpato il problema e ha messo un giocatore, un portiere giovane che ci ha voglia di venire fuori e che sta facendo bene. Sono contento, bravo oggi Svilar. Tornando alla partita, la portiamo dalla nostra con un gran gol, con un'azione da campione che risponde ai fischi, ripeto, con la giocata da campione Jusen. Finisce il primo tempo e al secondo tempo poi usciamo fuori noi, perché oh, ma il Frosinone quanto poteva durare con quel pressing alto, ancora a portare tanti uomini nella tua metà campo, a naso tutti i portatori, ancora appresso a tutti, quanto poteva durare? Era fisiologico, gli avevo detto pure a mio moglie, no, perché io sono stato allo stadio, raga, qua a Frosinone sto sulla autostrada, sto a casa, gli ho detto, oh, ma questi un po' hanno corre per 90 minuti così. Però, infatti, però quanto ci hanno prestato al primo tempo? Tanto, ma al secondo però sono calati. E mentre tu vieni fuori e loro calano, te li sei mangiati, perché a parte tu tiri alti non hanno più concluso in porta, gli hai chiuso tutti. Mi sono piaciuti i cambi, perché i cambi ti hanno svoltato il secondo tempo, ci ha avuto la forza e il coraggio di togliere Lukaku, un giocatore totalmente evanescente, lasciando al Zemun, ha tolto comunque Jusen, anche ammonito, pressioni anche ammonito, ha messo Llorente, cambi che ti hanno pagato, e ha messo anche Lorenzo Pellegrini, un cambio nettamente giusto, cambi giusti che ti hanno svoltato il secondo tempo, perché cresciamo come qualità di possesso, come qualità di palleggio, con le uscite dal basso, con la costruzione dal basso, e portiamo altri 2 a casa e finisce 3-0 per noi, perché al secondo tempo l'hai sterenati, abbiamo alzato la qualità, corretto le defezioni, abbiamo cambiato l'atteggiamento, loro sono calati automaticamente perché non puoi tenere quel passo e tu hai rotto tutto, ti sei portato la partita in definitiva dalla tua, 3-0 e tutti a casa. Quanto stavamo, cameraman? 4 minuti e 50. Mazza, mi sembra che sto a parlare da 20 minuti, forse è l'euforia, allora, bravo.
bravo De Rossi nei cambi, bravo De Rossi nei cambi, mi è piaciuto tanto Svilar, bene, molto bene Pellegrini al secondo tempo che entra, cresce e sale anche la qualità della Roma con Pellegrini in campo, bisogna dirlo. E Baldanzi? Baldanzinho, primo tempo, come si dice, un po' timido. Solo al, punte. Al secondo tempo ha deciso proprio di farci vedere la qualità. Ah, raga, io non voglio di niente, è vero che è prematuro, ma le movenze, lo scatto nel breve, mi ricorda tanto, me lo ricorda, non famo, però, cioè, paragoni inutili, impossibili, calma, calma. Però oh, se lo vedi nelle movenze di prima chitto, sai che mi ricorda Paolo Dybala. Tanto, al secondo tempo molto bene, bene, molto bene, bene, molto bene Baldanzi, mi è piaciuto Pellegrini, bene Azzemun che lotta, sbraccia, fate tutto, capito? Mazza, c'è il traffico, cominciamo da qua, la fine del mondo, è la fine di tutto, raga, sull'autostrada già c'è il traffico. Ah, forse stanno a fare i lavori, calma, stanno a fare i lavori. Dicevo, Pellegrini bene, Baldanzi bene, Mancini mi è piaciuto, mi sono piaciute le corsie esterne, bene anche Angelino, un po' meno Christensen, anche se non è che ha fatto sbavature, però vabbè, dai, famo finta che sono andati bene tutti sulla corsia. Davanti bene Azzemun, l'ho detto, bene il Sharawi che appena accelera e c'ha voglia, cambia proprio il passo, aumenta pure la qualità là davanti. Man of the match, chi volevo mettere, Puppi? Man of the match, il migliore in campo, chi lo dà per il migliore in campo? O sai chi lo do? L'ho deciso, basta, non ti interpello più. Aiusen! Te lo stava Dio! Perché fa la giocata del campione che nel momento difficile te la fa portare a casa, te la sblocca! Te la sblocca! Aiusen! Bravo, bravo, bravo! Peggiore campo, peggiore campo, raga. Peggiore campo, provo paga, dico Lukaku. 5, 5 in pagella, provo paga, non sto a pallone, diventato un pezzo di pietra, una statua. Io capisco le difficoltà, stanchezze, le cose, ma ci rimette un po' del tuo. Per dire a Zamune, via, si mette là, sbatte, fa qualche cazzata pure lui, comunque, però sbatte, cioè, si muove, sul tiro, sulla ribattuta, ci stava, ha fatto gol, dai, c'è un'altra cosa, comunque, sti cazzi, 5 a Lukaku, migliore user, e bene pure Milan Svilar. Quanto stiamo che ho chiuso che a me non ha morto? 7 minuti e mezzo. 7 minuti e mezzo, siamo arrivati al capolinea. Io continuo nella strada di Damasco verso Roma. Oh, una puntina e chiudo. Stanno a rosicare i compari qua su, eh. Asentano la rivalità, eh. Io vi ho avvertito, vi ho sentito per strada i correnti, le cose, eh. Però, oh, a casa, 3 fischi e a casa. E buonanotte a tutti. Dai Roma, ve leggo sempre nei commenti, lasciate un bel pollicione, andiamo avanti e da domani resta giovedì. Dai!